Maria e questo Tempio porta in sé la parola che diventa carne e ci indica che questo è il cammino. E se anche qualcuno dovesse sfregiare il volto, come è capitato a questa icona, con una spada hanno provato ad eliminarla, la fede del popolo l'ha recuperata e anche la maestria di alcuni è riuscita a salvaguardarla anche come opera d'arte, ma sfregiare il volto è, se volete, la parte peggiore che il cuore umano può pensare di fare. Oggi ascoltiamo racconti di volti di uomini, di donne, in modo particolare di bambini, sfregiati dall'acido, da altre realtà. Sfregiare il volto significa voler danneggiare. Maria porta in sé la bellezza del volto di Dio, porta nel suo grembo il tempio della presenza viva di Dio, accetta quella parola, dà carne a quel figlio e quasi ci dice: questo è il bello che Dio vuole compiere in noi. Ecco, Cristo è il Tempio nuovo, Maria, la madre del Figlio, è l'immagine di un Tempio che è possibile realizzare per tutti noi, cari fratelli. E allora possa il Signore concederci di purificare il nostro cuore. Non mi fermo neanche sulla prima lettura, ve l'affido per la vostra preghiera. Possa purificare il nostro cuore perché nella nostra vita si possano cantare le lodi del Signore e possa essere il nostro il Tempio della santità vivente, che veramente il Signore possa santificare il suo nome in noi e attraverso di noi. A Lui, al Signore nostro Dio, perciò non smetteremo mai di dire il nostro grazie. Lodiamo il tuo nome glorioso, o Signore.